Mister e stiamo a presentare la seconda bicicletta lavatrice a pedali. Qui vedete c'è il laghetto di fitodepurazione dove finirà i residui dei vestiti che verranno lavati. Questa è la bicicletta, questi sono e la lavatrice modificata, questo è il nostro pedalatore. Questa è la nostra lavatrice, lavatrice nel senso che laverà i panni, la lavandaia. Qui si apre una normale lavatrice. Ok, dopodiché si chiude la lavatrice. Ok. Apriamo il cassetto dove inseriamo l'acqua calda, il primo innaffiatoio. Aggiungiamo detersivo biologico naturale perché il laghetto non vuole roba sporca e chimica. Sporca sì, ma chimica no. Ok. Quando arriviamo al livello che riusciamo a vedere l'acqua, ci fermiamo, quindi sei ancora un po'. Beppe, puoi cominciare a pedalare. Piano piano, parti legge, piano piano, lentamente. Vai. Ok. Vai, vai pure un pochino più veloce. Ok. Va bene, non più, no, più lento perché i panni devono girare. Ok. Così. Come se fosse una lavatrice normale. Il pedalatore. Vai, vai, senza fermarti, basta acqua. Neanche troppo. Così va bene, mantieni questa velocità per un pochino, come fa una lavatrice normale. Nel frattempo che lui pedala, noi dimostreremo come è stata fatta la lavatrice. Visto che avevamo un alto consumo di elettricità, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questo sistema di autosufficienza. Quindi abbiamo collegato la lavatrice alla bicicletta. La bicicletta l'abbiamo costruita così, con la ciclo officina autogestita di Lecce, popolare Lecce. Abbiamo costruito questo sistema qui. Abbiamo preso una ciclette, l'abbiamo saldata sopra uno scheletro di una mountain bike, gli abbiamo messo un cambio, gli abbiamo collegato due catene insieme, abbiamo messo questo orecchietto collegato praticamente alla lavatrice, abbiamo messo un distanziatore e anche un tensore per la catena, in modo da non far uscire la catena dal rocchetto, e poi abbiamo scavato uno spazio per far passare la catena. A questo punto c'è il cambio. Il cambio è stato fatto in modo da avere due velocità, una per la centrifuga e l'altra per la pedalata lenta per lavare i panni. Ok. Vediamo che il lavaggio sta andando avanti. Vedete che già l'acqua è molto più sporca di prima, quindi vuol dire che i panni si stanno lavando. Non necessariamente che erano sporchi, eh. Ok, va bene. Questo funzionerà per... Ah, un'altra cosa che abbiamo fatto è lo scarico, che abbiamo messo un rubinetto perché naturalmente se lo lasciamo aperto l'acqua esce. Quindi tenendolo chiuso terremo anche a livello l'acqua della lavatrice. Il tubo va a scaricare nel laghetto, il laghetto fitodepurerà l'acqua di scarto della lavatrice.
c'è il gatto, si mangerà anche tutte le rane, bello e pronto. E niente. Mater, lavatrice a pedali. Parte 1, parte 2. Parte 2.